Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Italia che genera futuro. Abbiamo voluto chiamare così questo evento digitale che vuole festeggiare le imprese che in questi anni non si sono mai arrese. E grazie a loro se abbiamo superato la crisi dovuta al fallimento della Lehman nel 2008, quello dei debiti sovrani nel 2010, le recessioni che ne sono seguite. E oggi, di fronte a un'emergenza sanitaria che è la prima priorità, uscirne in sicurezza, è a loro che dobbiamo guardare come motori della ripresa. Ovviamente le imprese non possono fare tutte da sole, il pubblico ha un ruolo decisivo, la compenetrazione tra pubblico e privato è fondamentale in questo momento. E oggi qui abbiamo con noi Daniele Franco, direttore generale della Banca d'Italia, presidente dell'IVASS, che è l'istituto che controlla le assicurazioni, una lunga carriera in Banca d'Italia, passata a studiare l'economia, le imprese, come il pubblico può aiutare e agevolare la crescita dei paesi, poi per 6 anni è stato, fino al 2019, quindi fino all'anno scorso, ragioniere generale dello Stato. Quindi una persona che forse più di altri può raccontarci, può spiegarci in che situazione siamo e come tentare di uscirne in maniera solida e sostenibile, con una sostenibilità che ci porti a crescere nel tempo. E quindi io a questo momento, in questo punto, intanto ringrazio Daniele Franco per essere qui con noi in questo evento digitale. Ormai se ne fanno abbastanza, però siamo ancora in fase di sperimentazione, quindi gli ascoltatori ci scuseranno se ogni tanto ci sarà qualche incertezza, ma ormai questa è la condizione. Partire da questa condizione significa anche riconoscerla, e quindi quando uno riconosce la propria situazione riesce anche a reagire in maniera migliore. Allora, la prima domanda è: qual è la situazione economica? Cosa possiamo aspettarci e che cosa differenzia questa recessione da quelle passate? Perché evidentemente qui c'è qualcosa che è cambiato. Buongiorno. Buongiorno, intanto grazie al Corriere della Sera per l'invito. Insomma, noi da quando a gennaio avevamo parlato dell'evento da tenere a Milano a metà marzo, insomma, tante cose sono successe, le prospettive economiche sono cambiate, siamo stati letteralmente travolti dall'epidemia, che ha anche cambiato la nostra percezione del futuro. Allora, per rispondere ai quesiti, primo punto è la recessione che stiamo vivendo a cause nuove e caratteristiche nuove rispetto alle recessioni passate. Cause, qui è una malattia, anziché per esempio squilibri macroeconomici o finanziari. E caratteristiche nuove sono due: vi sono contemporaneamente problemi di calo della domanda, di crollo della domanda, e problemi di vincoli all'offerta. Le due cose si intrecciano. Secondo aspetto nuovo, gli effetti sono molto differenziati nei diversi comparti dell'economia, molto differenziati. Ecco, questo richiede una capacità di reazione da parte delle autorità di politica economica molto forte e misure di politica economica innovative come quelle che credo mezzo mondo sta attuando in questo periodo. In prospettiva potremo anche vedere cambiamenti nei modelli di consumo e di produzione, per affrontare i quali serviranno le imprese che il Corriere ha invitato oggi. Presto, cominciando con ordine. Innanzitutto, le caratteristiche nuove di questa recessione fanno sì che vi è molta incertezza sulle prospettive dell'economia mondiale. L'incertezza economica riflette ovviamente l'incertezza che vi è circa il decorrere dell'epidemia, che a sua volta dipende poi soprattutto dalla disponibilità di cure e vaccini. Noi sappiamo che sotto il profilo delle cure e dei vaccini vi è un grandissimo lavoro in corso, ma a tutt'oggi non abbiamo certezze sui tempi in cui potremo disporre di cure e vaccini efficaci. Guardando più in avanti, non sappiamo se e come i modelli di consumo, investimento, produzione, commercio internazionale nel mondo del dopo Covid cambieranno rispetto ad adesso. In realtà non conosciamo bene quale sarà l'eredità nel medio termine degli eventi che stiamo vivendo adesso. Quindi aspettiamo.
Sì, quello che sappiamo è che stiamo subendo dei danni enormi, che sono ovviamente innanzitutto dei danni in termini di vite umane. Insomma, nessuno avrebbe pensato qualche mese fa che 30.000 per gli italiani potessero morire in questo modo. Danni in termini di benessere personale, ma anche danni in termini economici. Noi vediamo che il commercio mondiale si sta contraendo, è la caduta più forte, più rapida, più forte di quella del 2009, più rapida di quella del 2009. Quest'anno potrebbe scendere del 10% il commercio mondiale, perché al crollo della domanda si sommano gli effetti di vincoli all'offerta, alla produzione, che hanno dimensioni senza precedenti. Per l'Italia il Ministero dell'Economia e delle Finanze prevede per quest'anno, lo sappiamo tutti, una caduta del PIL dell'8%, il Fondo Monetario la stima al 9%. Il 9% è la pressione più grande tra i grandi paesi del mondo. La Commissione Europea prevede il 9,5%, di nuovo siamo assieme a Grecia e Spagna, i paesi che hanno la caduta più forte. Vi è consenso da parte di tutti sul fatto che l'anno prossimo recupereremo, però in realtà non sappiamo in quali tempi e in quali misura, e insomma qui dobbiamo tenere a mente che dietro i dati del PIL, che sono dati asettici, diciamo, vi sono in realtà persone, famiglie, imprese in grandi difficoltà, a volte in situazioni drammatiche. Quindi la questione del riavviare l'economia è una questione fondamentale, riavviarla quindi nella seconda parte nel 2020 e poi soprattutto nel 2021, e quindi, ferma restando la salvaguardia della salute delle persone, sulla ripresa noi dobbiamo mettere come paese, ma vale anche per gli altri paesi ovviamente, direi ogni risorsa, ogni energia pubblica e privata, finanziaria, intellettuale che sia. Ecco, dicevo prima che la crisi ha impatti molto differenziati nei diversi comparti economici. Abbiamo alcuni comparti in cui l'impatto della crisi è relativamente modesto, pensate al settore alimentare o anche al settore farmaceutico. Abbiamo invece altri comparti in cui l'impatto della crisi è devastante, pensate al turismo, al trasporto aereo, in questa prima fase anche al commercio non alimentare, a molti servizi alle persone che sono ancora bloccati. In generale l'impatto diretto è pesante per i settori legati alla mobilità e legati all'incontro di persone. Ecco, qui va detto che noi non sappiamo quando la possibilità di viaggiare e di incontrarsi torneranno ai livelli pre-crisi. Altra cosa che non sappiamo bene è che quali siano le implicazioni di alcune crisi settoriali molto profonde, pensate alla crisi del trasporto aereo o dell'attività crocieristica, questo che impatto avranno sulle molte filiere collegate a questi settori, questo lo capiremo strada facendo. Ultimo punto, in questi giorni noi siamo tutti concentrati giustamente sulla riapertura fisica degli uffici, delle fabbriche, delle attività commerciali, artigianali, poi anche dei ristoranti in qualche momento, quindi sul lato dell'offerta di beni e servizi. Ora, la riapertura fisica di questi luoghi è ovviamente necessaria affinché si riprenda l'attività economica, questo è ovvio. Però affinché ci sia ripresa effettiva dell'attività economica serve anche che vi sia domanda dei beni e servizi prodotti, e in alcuni casi sappiamo che questo non è scontato, e qui insomma si apre il ruolo importante della politica economica. Ecco, appunto, proprio a proposito della politica economica, prima iniziando questa conversazione con Daniele Franco, direttore generale della Banca d'Italia, su qual è la situazione economica in cui siamo e quindi in questo momento particolare, mentre ci prepariamo alla riapertura, parlavamo delle imprese, però eravamo abituati in maniera anche un po' dogmatica a dire sì, le imprese facciano il loro corso, i privati vadano avanti, ma in questo momento il ruolo pubblico è diventato un ruolo centrale, mi pare di capire. Sì, direi che quello che è cambiato, diciamo, tra gennaio, quando ci parlavamo, e adesso è
Il ruolo dell'intervento pubblico che improvvisamente in Italia e in tutti i paesi occidentali e anche non solo occidentali è diventato importantissimo. Di fatto noi siamo entrati per certi aspetti in una sorta di economia di guerra, intendendo per economia di guerra una situazione in cui le scelte di imprese e individui sono vincolati, costretti da esigenze diverse da quelle economiche. In questo caso le esigenze sono quelle di tutela della salute. Qui ovviamente non abbiamo nemici, paesi che siano nostri nemici, il nostro nemico è il virus in questo momento. Ora, come in tutte le economie di guerra, l'intervento delle autorità pubbliche è fondamentale per gestire la crisi e per mobilitare le risorse. Abbiamo visto che i governi e le banche centrali in tutto il mondo hanno preso molte misure di carattere straordinario. Il Consiglio della BCE ha deciso importanti interventi volti a sostenere l'erogazione del credito. Altre misure sono state prese dall'Unione Europea, come sapete. Nelle settimane prossime si vedrà, e nei mesi prossimi si vedranno gli effetti di queste misure, e credo che i governi e banche centrali dovranno decidere se queste misure dovranno essere rafforzate. Direi che una cosa che emerge da tutte le parti e in tutti i paesi è la determinazione di governi, banche centrali e organismi internazionali a reagire fortemente e a utilizzare ogni strumento. Preoccupazione che, determinazione che nasce dalla preoccupazione per quanto accade. Chi ha visto negli ultimi giorni i dati sulla disoccupazione negli Stati Uniti o sulla caduta del prodotto interno lordo in Gran Bretagna vede che stanno accadendo fatti che del tutto imprevisti, di proporzioni letteralmente epocali. Disoccupati, quindi. Sì, sì. No, meno chiaro invece è il ruolo che gli stati assumeranno nell'economia nei prossimi anni. Quindi bisognerà vedere se l'intervento pubblico resterà più ampio di come era, diciamo, nel 2019, o se rientrerà in quel livello, e direi che c'è un ampio dibattito su questo e qui serve una riflessione approfondita. Ecco, va detto che le recessioni sono state in genere affrontate con politiche monetarie e politiche di bilancio espansive, cioè si danno risorse alle famiglie per accrescere i consumi, si riducono gli interessi per aumentare gli investimenti delle imprese. Ecco, queste politiche espansive tradizionali vanno certamente attuate, sono attuate anche in questa fase, in questa recessione, però bisogna tener conto che questi strumenti tradizionali possono non essere in grado di sostenere tutti i settori economici, perché, come dicevo prima, alcuni settori sono particolarmente colpiti, sono di fatto spiazzati dai vincoli di distanziamento o anche dai timori della popolazione. L'altro giorno il Financial Times parlava del fear factor, il fattore paura. Quindi nel caso del nostro paese la situazione è particolarmente preoccupante per le attività legate al turismo. Qui questa attività è riconducibile quasi il 6% del PIL, direttamente più del 6% dell'occupazione, con gli effetti indiretti questi paesi raddoppiano. Altra questione è che noi abbiamo un grande avanzo commerciale, un grande avanzo con l'estero nel settore turistico, e questo suggerisce che difficilmente il turismo interno potrà compensare l'afflusso netto di turisti dall'estero. Quindi sostenere la domanda in un contesto economico come quello attuale, frammentato e differenziato, è il problema cruciale su cui i governi devono confrontarsi. Qui servono anche strumenti selettivi di sostegno di specifiche fasce di famiglie, lavoratori, imprese che aiutino a superare l'epidemia e a ripartire quanto prima, appena superata l'epidemia. Qui una riflessione da fare è se caso per caso vada sostenuto lo status quo, la struttura produttiva esistente in attesa del ritorno alla normalità, o se sia opportuno incentivare o incoraggiare cambiamenti nella struttura produttiva e nelle modalità di lavoro. Ovviamente qui si richiede una riflessione e un disegno sul futuro del paese che deve necessariamente coinvolgere anche il settore produttivo. Ecco, ma abbiamo parlato del ruolo del pubblico, le imprese in questo senso
possono avere un ruolo, perché sinceramente appunto è vero, il ruolo pubblico è importante, però parlavamo all'inizio di una compenetrazione tra pubblico e privato, altrimenti non so come i paesi un po' si siedono, diciamolo così. Ecco. No. È assolutamente vero, ecco, no, non dobbiamo perdere di vista il ruolo che le imprese possono e devono svolgere. Le imprese adesso stanno subendo, moltissime imprese, l'impatto della crisi, però le imprese sono anche tra i soggetti che ci possono aiutare a uscire da questa crisi. Credo che ancora più di prima ci servono in Italia soprattutto, ma anche altrove ovviamente, imprese dinamiche che investano, innovino, assumano, adattino i loro prodotti a quanto verrà domandato nel mondo, diciamo, della dopo Covid. Allora, le politiche pubbliche possono essere di aiuto, ma insomma le imprese grandi e piccole sono in realtà il motore dell'economia, dell'innovazione e della crescita. E qui ci sono due condizioni perché questo motore possa funzionare. In primo luogo, le imprese devono sopravvivere alla crisi. Ogni impresa vitale che muore in questa fase è la presenza, una perdita di conoscenze, di capitale fisico e umano, e produce, ogni impresa che muore, un danno duraturo per il paese. E quindi è essenziale che il credito affluisca con facilità al sistema produttivo, però sono anche necessarie misure di sostegno a fondo perduto e misure per rafforzare il capitale, così le imprese non escano dalla crisi schiacciate dai debiti. Ecco, l'altra condizione è che le imprese siano messe nelle condizioni di innovare, assumere, investire, e insomma, sotto questo profilo in Italia dobbiamo affrontare alcune debolezze che in realtà su cui discutiamo già da vari anni. Ecco, appunto, mentre lei parlava mi veniva in mente, sì, diciamo, teoricamente il discorso funziona, mi funziona meno poi quando lo porto qui in Italia, nel senso che appunto lei adesso proprio accennava a mali storici dell'Italia. Allora, l'Italia, mi pare, possiamo dire abbastanza tranquillamente, sia in condizioni più difficili di altri paesi, o no? Sì, nel senso che la nuova recessione si innesta su una situazione economica che già era difficile. Basti pensare che nel 2019 l'Italia non aveva ancora recuperato il prodotto interno lordo del 2007. Questo al contrario degli altri paesi europei. Ecco, negli ultimi due decenni siamo cresciuti poco. Adesso, se la regia può mostrare, abbiamo un grafico sulla crescita. Esatto, il grafico sulla crescita, in effetti sì. Che credo gli spettatori stiano vedendo. Allora, questo grafico mostra l'andamento del PIL pro capite negli ultimi 20 anni, che sono essenzialmente gli anni dell'Unione Monetaria. La linea rossa in basso rappresenta l'Italia, e questo dice che in 20 anni l'Italia è cresciuta veramente molto poco, e mostra anche che dopo il 2007 non abbiamo ancora recuperato, come dicevo, il livello del 2007. Ecco, in alto vedete invece gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'area dell'euro esclusa l'Italia. In mezzo, in giallo, vedete il Giappone. Ecco, questo ci dice che, insomma, in questi 20 anni l'Italia è stata in realtà l'eccezione. Ci dice anche che l'area dell'euro, tolta l'Italia, è cresciuta sostanzialmente in linea con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Quindi ci dice che l'euro di per sé non ha penalizzato la crescita. Adesso sappiamo che la governance europea ha i suoi problemi, adesso non voglio entrare in questo momento, ma questo grafico ci dice che gli altri sono cresciuti come gli Stati Uniti, come la Gran Bretagna. Ma perché? Perché questo? Ecco, passiamo al grafico successivo. Perché siamo cresciuti poco? I motivi sono tanti. Io so qui ne menziono 4, ma in realtà insomma sappiamo che ce ne sono di più. Per esempio, non parlerò della tassazione né delle dimensioni di impresa, che sono uno dei nostri punti deboli. Comunque, se passiamo al grafico successivo, questo è sul quadro regolamentare, sul fare impresa, doing business. Qui vedete
la classifica della Banca Mondiale sul fare impresa, vedete in alto la linea che riguarda l'Italia, poi sotto le linee che riguardano quattro altri paesi occidentali. Ecco, questo grafico ci dice che l'Italia in questa classifica, che va presa con cautela ovviamente, come tutte queste indagini vanno sempre prese con un grano di sale e con molta cautela, però ci dice che l'Italia è al 58esimo posto e ci dice anche che l'Italia negli ultimi anni, nonostante alcune riforme, ha anche perso posizione. Quindi questo ovviamente è un tema su cui gli operatori economici che ci ascoltano ne sanno più di me, insomma è un tema da lungo aperto in Italia. Passiamo poi al grafico successivo sulla ricerca. Ecco, un punto debole del nostro paese è la ricerca e lo sviluppo. In questo grafico ogni cerchio rappresenta un paese, l'Italia sta in basso verso sinistra indicata. Allora, qui trovate sull'asse orizzontale l'incidenza della spesa per ricerca e sviluppo sul PIL, che in Italia, vedete, è relativamente bassa. Confrontate l'Italia, non so, con la Cina, gli Stati Uniti, il Giappone, per non parlare poi della Corea e di Israele in alto a destra. Sull'asse verticale trovate il numero di ricercatori per milione d'abitante. Vedete che in Italia anche questi sono relativamente pochi. Ecco, quindi di questo abbiamo evidenza anche nel fatto che moltissimi ricercatori italiani sono all'estero, il che può essere un'ottima cosa, ma senza che vi sia una simmetria di ricercatori stranieri in Italia, e questo non va bene. Passiamo poi al grafico successivo, questo è sulla spesa per investimenti. Qui trovate la spesa per investimenti pubblici e privati, di nuovo negli ultimi 20 anni. La linea rossa identifica l'Italia. Questa linea ci dice che sostanzialmente investiamo come 20 anni fa. Vedete poi gli altri principali paesi europei sopra, e sostanzialmente quello che potete vedere è che gli altri paesi investono in media circa il 35% in più di quanto investivano 20 anni fa. Quindi siamo un paese che investe poco, se investi poco hai meno capitale, meno produttività e così via. Ultimo grafico sull'istruzione. Ecco, questo è un grafico, se volete, più particolare, perché va indietro molto nel tempo, come potete vedere, e fotografa il numero di anni trascorsi a scuola dalla popolazione in età di lavoro. La linea verde identifica l'Italia, la linea nera identifica 13 altri paesi dell'Europa occidentale. Quello che potete vedere è che l'Italia è un paese in cui a tutt'oggi la popolazione in età di lavoro è stata a scuola molto meno che negli altri paesi dell'Europa occidentale, in particolare meno della Germania. Quindi abbiamo molte buone scuole, molte buone università, moltissimi bravi studenti, ma nel complesso siamo un paese dove la popolazione ha studiato ancora relativamente poco. Come poi sapete, abbiamo anche problemi sulla qualità dell'apprendimento, vi è tutto il dibattito sui test Invalsi e PISA soprattutto, e abbiamo una qualità dell'apprendimento molto differenziata nel paese. Ultima considerazione qui è: occorre anche in questa fase evitare che la chiusura delle scuole quest'anno abbia effetti negativi permanenti sulla formazione dei giovani. Insomma, questo è un problema che dovremmo porci e vedere magari come compensare col prossimo o i prossimi anni scolastici. Ecco, ma appunto lei ci ha fatto un quadro che ovviamente da scienziato dell'economia è un quadro estremamente realista, ma anche un pochettino deprimente, nel senso che alla fine ci ha delineato: investiamo poco, ci istruiamo poco, la ricerca è quella che è, insomma l'Italia è in una situazione oggettivamente difficile. Allora, però, diciamo, questo lo sapevamo.
spostiamoci un po' sul lato delle soluzioni, cioè questi sono i problemi, che cosa si può fare, che cosa, come possiamo, diciamola male, sfruttare questa occasione del Covid per fare in modo di superare anche problemi strutturali e mali antichi dell'Italia. Sì, credo che la sfida adesso sia quella di, come dire, spinti da questa nuova emergenza, affrontare i problemi vecchi e nuovi. Ora, questa nuova emergenza ovviamente, come dicevo prima, crea grossi danni, perdiamo quasi un decimo del nostro PIL, avremo 20 punti in più di debito pubblico rispetto al PIL. Quindi questa è una sfida molto difficile, soprattutto dato il punto di partenza che vedevamo prima. Però insomma, se guardiamo la nostra storia nazionale, vediamo che in varie circostanze abbiamo reagito molto bene a crisi profonde e abbiamo, sappiamo, dei punti di forza. Intanto nel capitale umano, persone brillanti, studenti brillanti, operatori economici brillanti, nella capacità di esportare, nei patrimoni familiari, nel dinamismo di molte imprese. Abbiamo anche, credo, una ricchezza da valorizzare e su cui puntare, che è costituita dai tantissimi giovani che o lavorano in Italia, ma tanti sono costretti ad andare all'estero perché vi sono opportunità migliori all'estero. Ecco, questa è una perdita di capitale umano che dovremmo evitare e potrebbe essere anche un forte elemento per il nostro rilancio. Direi che innanzitutto dobbiamo investire di più sulle persone, sulla ricerca, sugli impianti, sulle infrastrutture. Credo in questo momento vi è un ampio consenso sul fatto di aumentare gli investimenti pubblici. Possiamo contare sul fatto che molte risorse sono già state stanziate. Qui il punto è, come moltissimi hanno rilevato, che bisogna rafforzare la capacità di realizzare rapidamente le opere. Gli investimenti pubblici hanno un effetto moltiplicativo ampio, quindi possono aiutare a uscire da questa situazione, rinforzano il potenziale di crescita del paese. Dobbiamo avere a mente che gli investimenti pubblici non sono però una panacea per tutti i settori, ovviamente, non so, perché le filiere coinvolte dagli investimenti pubblici, le costruzioni e molte altre, non coincidono con i settori come il turismo molto colpiti, quindi insomma vanno benissimo, ma non sono una panacea per tutto. Quindi forse ancora più importante può essere il sostegno agli investimenti privati diretti all'adozione di nuove tecnologie, all'innovazione. Qui si tratta di tornare ai principi ispiratori di Industria 4.0 e degli interventi presi negli ultimi anni su ricerca e sviluppo. Questo ovviamente è un tema molto ben conosciuto dalle imprese che partecipano a questo evento. Va anche rafforzata la rivoluzione digitale in corso, credo che l'anno scorso il dottor Colao ne ha parlato, quindi qui non aggiungo niente. Una strategia per l'innovazione richiede anche un potenziamento del sistema educativo e della ricerca pubblica. Noi spendiamo poco per il sistema universitario, ma se la scuola e l'università sono delle infrastrutture strategiche, anche qui forse dovremmo allocare più risorse, e qui il punto è puntare sulle competenze e sul merito. Altra questione è quella della qualità dei servizi pubblici. Adesso, rispetto al passato, possiamo contare sulla possibilità di misurare meglio la qualità dei servizi pubblici, e queste misurazioni, questa capacità dovremmo utilizzarla. Dovremmo migliorare la qualità dell'azione pubblica, quindi ovviamente c'è il tema della semplificazione delle regole di adempimenti, però al lato di questo credo c'è un tema che è il rafforzamento delle strutture tecniche delle amministrazioni, direi, quindi meno adempimenti ma servono più ingegneri, scienziati, economisti, più digitalizzazione. L'età media dei dipendenti pubblici, sappiamo, è ora relativamente molto elevata, insomma il processo di ricambio può essere anche una grande opportunità. Da ultimo, il sistema bancario deve sostenere con forza questo processo, questo è ovvio. Nell'immediato è necessario uno sforzo eccezionale per sostenere la liquidità delle imprese colpite dalla crisi, e qui il sistema bancario può utilizzare l'ingente volume di liquidità che è stato messo a disposizione dall'eurosistema a tassi negativi.
Il sistema bancario può sfruttare la flessibilità nell'applicazione delle regole sul capitale consentita dalle autorità di vigilanza. E in terzo luogo il fatto che la quasi totalità del rischio sui nuovi prestiti è coperta dai programmi di garanzia pubblica. Ecco, superata l'emergenza saranno poi necessarie grandi risorse per finanziare la ripresa e gli investimenti e di nuovo le banche avranno un ruolo centrale, ma però forse da sole non bastano, deve accelerare anche lo sviluppo della finanza non bancaria per attrarre fondi a destinare alle imprese innovative, soprattutto nella forma di capitale di rischio. Ecco, lei prima diceva però che appunto l'Italia aveva dei punti di forza abbastanza chiari e quindi però l'ha lasciata un po' cadere lì. Io a questo punto però le chiederei, avviandoci un po' alla conclusione di questa conversazione, le chiederei, chiederei al direttore generale della Banca d'Italia, Daniele Franco, chiederei appunto quali possono essere i punti di forza sui quali l'Italia può contare per guardare con un minimo di ottimismo, per quanto condito da molto realismo, e lei ce l'ha delineato in maniera esemplare, ecco, quali sono i punti di forza sui quali contare e avere appunto qualche spunto di riflessione per il futuro in modo tale che, insomma, nell'imminenza di questa riapertura, oltre a combattere il virus, che è la prima priorità, insomma, ci mettiamo nello spirito di una ripartenza sostenibile e forte a questo punto, e veloce, direi. Sì, no, io insomma, mi limiterei a tre riflessioni. Attenti, potremmo stare tutta la mattina a parlare dei nostri punti di forza e a come sfruttarli, ma sono tre punti. Ma in primo luogo direi non dobbiamo scordarci la questione ambientale, il problema ambientale su cui fino a gennaio discutevamo tutti animatamente. L'Europa punterà su un Green Deal anche come catalizzatore degli investimenti nei prossimi anni. Ecco qui la manifattura italiana, l'industria delle costruzioni italiana, i tecnici italiani hanno tutti i mezzi per contribuire a una transizione verso un'economia sostenibile e per trarre vantaggio da questa evoluzione. Quindi questo direi il primo punto. In secondo luogo abbiamo un buon sistema sanitario nazionale che in questi mesi ha sofferto molto, ma ha retto l'urto. Non c'è stata in Italia una Caporetto. In realtà quello che è successo, abbiamo avuto una sorta di linea del Piave in cui il sistema sanitario ha retto. Abbiamo poi una grande industria farmaceutica. Abbiamo una ricerca medica di alta qualità e questi sono punti di forza su cui il nostro paese può investire ancora di più in futuro. Dovrebbe farlo in maniera integrata, avendo a mente sia la tutela della salute, ma anche l'esigenza di sviluppare settori ad alta tecnologia, come quello biomedicale. Quindi questo è un altro punto di forza del nostro paese. Come del resto, credo un po' i cittadini si sono resi conto tutti in questa fase. Da ultimo, l'attuale crisi può indurre una qualche inversione della tendenza alla globalizzazione, che era la tendenza che aveva colpito molto la manifattura italiana negli ultimi decenni. L'Europa e l'area dell'euro in uno scenario di debolezza degli scambi, ma anche di tensioni commerciali, dovranno probabilmente far leva di più sulla domanda interna. Ora, per un paese manifatturiero come l'Italia, è essenziale intercettare i processi di quello che viene definito il reshoring, il riportare a casa le produzioni. Importante che se queste produzioni torneranno in Europa, noi siamo tra quelli che intercettano questo rientro. E qui molto dipenderà dalla possibilità di costruire attorno alle imprese un ambiente favorevole e attrattivo, quindi reti di comunicazione, amministrazioni efficienti, un sistema educativo che fornisca le competenze necessarie, ma ovviamente sarà fondamentale il ruolo dell'impresa, insomma di ciascuna impresa in tutti i settori. Quindi in conclusione dobbiamo cercare di uscire al più presto da questa recessione cercando di diventare un paese più dinamico e più inclusivo soprattutto per i giovani. Io credo che ne abbiamo i mezzi, come in passato abbiamo fatto cose, come dire, di questa portata. Servono molta coesione e molta lungimiranza. Da ultimo citerei uno storico dell'economia, Carlo Cipolla, che
25 anni fa, nel raccontare la storia economica italiana dal Medioevo in poi, diceva che l'Italia ha sempre avuto la caratteristica di sapere inventare cose nuove che piacciono al mondo, essenzialmente beni e servizi ad alto valore aggiunto. Io credo che dobbiamo fare ancora di più per ideare e produrre queste cose, insomma dobbiamo ampliare il numero delle imprese innovative come quelle che avete invitato oggi e dobbiamo sostenerne il lavoro. Tutto qua. Bene, insomma il quadro che lei ci ha delineato è un quadro scientifico, va detto, nel senso che ci ha indicato un po' i nostri punti di debolezza ma anche i nostri punti di forza e ovviamente la ringrazio per aver voluto concludere sui punti di forza, perché questo come dire ci dà una spinta in più, nel senso che lei appunto ha iniziato il suo questa conversazione l'ha iniziata ricordando il tragico prezzo che stiamo pagando nei confronti del virus, però appunto adesso chiudere con questi punti di forza: l'industria farmaceutica, l'industria della manifattura, il buon sistema sanitario nazionale, bene, ci dà qualche speranza in più. Io ringrazio Daniele Franco, direttore generale della Banca d'Italia, che è stato con noi questa mattina e che ha voluto raccontarci, se posso dirlo, nella sua prima uscita pubblica. Questa è la sua prima uscita pubblica, il direttore generale della Banca d'Italia non aveva mai parlato in pubblico, ha scelto appunto di farlo in un'occasione particolare, quando appunto in questo evento che abbiamo chiamato Italia Genera Futuro festeggiamo le imprese che non si sono mai arrese durante le ultime crisi e che adesso con questa compenetrazione tra ruolo pubblico e privato si apprestano a continuare a essere il motore che speriamo sia il motore solido e sostenibile della nostra crescita. Ringrazio quindi il direttore generale della Banca d'Italia, Daniele Franco, sperando di averlo qui con noi anche fisicamente la prossima volta. Grazie. Grazie a lei, grazie al Corriere.